Sagra di San Martino, oggi all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco, presenti numerosi ragazzi del centro di accoglienza per minori. A loro sono stati mostrati usi e costumi delle tradizioni contadine della Sicilia antica. Preparate delle ceste ricche di prelibatezze che saranno donate al centro della Divina Misericordia. Quest'anno in effetti non è una iniziativa estemporanea quella di accogliere gli immigrati, perché c'è stato un percorso didattico che è stato svolto in alcune classi, che ha coinvolto alcune classi della scuola media e che ha visto proprio uno studio e un confronto anche con culture che sono diverse dalle nostre, ma non per questo hanno minore dignità, anzi. San Martino è la festa più attesa probabilmente da tutta la Quasimodo, perché è un'occasione di stare all'aria aperta con anche le altre classi, anche di mangiare, perché di mangiare non abbiamo mai abbastanza, e possiamo anche vedere tanti oggetti che appartengono ai nostri nonni molto antichi, che ci ricordano anche come si facevano prima le cose, prima della tecnologia, prima di tutto. San Martino è una bella festa che ci permette di stare tutti assieme, non solo con i ragazzi delle nostre classi, ma con tutti i ragazzi di tutto l'istituto. È anche una festa bella perché prima mangiamo tanto, poi giochiamo fra di noi e poi ci ricorda le tradizioni che si usavano prima, come ad esempio le pendole vecchie, oppure anche mangiare le castagne stesse e i cibi tradizionali autunnali. Per me San Martino è una delle feste più belle che si possa organizzare all'interno della Quasimodo. San Martino è un evento che racchiude tutte le classi, riunisce tutto l'istituto ed è anche qualcosa che per festeggiare e per stare tutti insieme. Grazie a questo evento possiamo vedere com'era la vita dei nostri nonni e vedere com'era la loro vita prima dell'avvento della tecnologia. È qualcosa per cui possiamo festeggiare insieme e quindi questo riunisce tutte le persone. È festa di San Martino anche nel plesso delle Benedettine, diretto da Gioacchino Pellitteri, che comprende la scuola dell'infanzia e le elementari. Per realizzare questa festa abbiamo collaborato tutti insieme, e insegnanti e alunni e genitori. Abbiamo studiato poesie e abbiamo imparato canzoni e abbiamo preparato dei cartelloni. Questa festa mi piace perché è coloratissima e mi ha fatto apprendere anche tante nuove cose che prima non sapevo. Abbiamo collaborato tutti insieme in allegria e siamo andati alla ricerca di materiali per realizzare la festa di San Martino. Per organizzare questa festa abbiamo raccolto molto materiale e abbiamo collaborato assieme. Siamo tutti assieme, abbiamo condiviso le cose qua con i genitori e le maestre.